Il primo pedale che andiamo ad analizzare della produzione Guman è questo G-Drive, un overdrive molto bello, True Bypass, come ovviamente sono tutti quanti i pedali della Guman. True Bypass, per chi non sapesse ancora cosa significa, è una modalità per la quale se il pedale si dovesse rompere o l'alimentazione non arriva più al pedale, il segnale passa regolarmente dalla vostra chitarra al vostro amplificatore senza interruzioni, come accade per pedali di altre marche. Il pedale in questione è un overdrive molto particolare che ha come chip base il chip del TS-808, quindi del Tube Screamer della Ibanez. Andiamo a vedere i vari controlli, sono il volume, il drive e il tono, più un controllo di boost che andremo a vedere in un secondo tempo come funziona e due micro switch con delle posizioni. Andiamo ad attivare il pedale. Abbiamo già un bel overdrive abbastanza deciso. Spingo il drive al massimo. Abbiamo una bella botta sonora. Nel momento in cui il pedale è attivato, posso a questo punto agire sul controllo di booster, che altrimenti a pedale spento non funziona, per avere una spinta in più ulteriore, magari per passare da una parte ritmica a una parte solista. Ci accorgiamo come il boost già spinge parecchio in più. Lo mettiamo al massimo. E abbiamo una versatilità di tono notevole. Andiamo avanti. Adesso possiamo passare ai due micro switch. I due micro switch normalmente lavorano in questa posizione, cioè entrambi alzati su verso l'alto. La seconda posizione in cui possiamo farli lavorare è entrambi verso il basso, dove abbiamo praticamente un taglio di frequenze che ci va a arricchire il segnale, in particolare quando utilizziamo il boost. Sentiamo la differenza, così sono tutti e due gli switch alzati. Segnale molto gonfio, abbassandoli entrambi. Abbiamo un deciso taglio delle frequenze medio-basse. Terza posizione, abbiamo lo switch di sinistra verso l'alto. Questa posizione si fa lavorare praticamente il pedale al massimo, cioè ci dà tutta la spinta possibile della circuitazione sulle frequenze medie e medio-basse. E probabilmente l'utilizzo per le parti lead. Ovviamente anche in questo caso il boost fa la sua parte. Questo era il G-Drive.